Buonasera. Buonasera. Aspetta, faccio come sapere. Ecco. Bonsoir, monsieur. Et madame. Et mademoiselle. Et mademoiselle. Et garçon. Et petit enfant. Et grand fille. Le petit enfant. Et le grand-mère. Et le grand-père. Et toute la famille. Niente ragazzi, stiamo andando dal fotografo a prendere le foto. Bene, poi ti faccio vedere. Ci hanno dato, ci hanno fatto delle foto tipo olio. Meravigliose, tipo olio, cioè, no, cioè ci hanno detto che sono meravigliose. Ora ti mando a vedere. Comunque io credo proprio che abbia ragione il fotografo. Niente, poi dobbiamo tornare a casa per fare gli ultimi pacchi che mi c'ho ancora. No, da Vittorio Rimonda, sì. Siamo ancora oggi di qua. No, amore. Ah, via Toscana. Yeah. Cioè ragazzi, praticamente avevo un mal di testa, un giramento di testa oggi ce l'ho ancora, che mi sono dovuta andare a appoggiare un po', ma non ho fatto niente, ma ora che vado a casa devo riprendere quello che ho perso. Tu invece? Niente, io devo riprendere il sonno che ho perso. Vero, c'è frattempo. No, dovrei fare anche il dolce per stasera. Va bene, va. Quante cose non hai fatto oggi? Ma buono. Devo fare pure anche le cose che tu. Vabbè, vuol dire che dopo mi aiuti pure tu. No. Sì. E comunque mancano una manciata di ore, Pochi spiccioli. Vabbè, dai, a dopo. Uè, ragazzi. Allora, praticamente stiamo uscendo, stiamo andando dalla madre per i salutoni e qui c'è il casino, non ci fate caso. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Vorrei stuzzicare qualcosa. Dai, andiamo che ora dobbiamo andare a mangiare. Non so bello questo. Andiamo? Questa? Prendi questa? Beh, a dopo ragazzi. Ciao! Ah, io non sei. E questo è ciò che si mangerà oggi. Di sotto con la zucca, gatto di patate, calamari fritti, olive spritte, la cipolla nel forno, parmigiana, e lì? Peperoni. Wow! E c'è il cibo che mette la mano. Tecnologico, siamo pronti per azzannare tutto. Per azzannare. Buono, buon appetito. Buongiorno. E questi stiamo vedendo i video, ragazzi. Questo è il dolce che ha fatto Lucia. Bellissimo. Vedi quella crostata che ho fatto io, la torta di mele? Questa qua? È ma bellissima. Mi dice la torta di mele, qua, vedi? Vediamo lì. Mi fai sempre bruciare da sotto. Tu cosa ne pensi? Sì. Molto istruttivo. La torta di mele. Ehi, guarda che riesce la carottina da fare. La torta di mele è istruttiva. Ciao Antonio. Tu vuoi dire qualcosa agli amici? No. Sicuro? No. Dai, di qualcosa, dai. Non ho da dire niente, guarda. Cosa ne pensi della torta di mele? Buonissima. Mamma mia. Quella me l'ha fatta tutta per me. Oh. Lo so. È l'ultima. Oggi l'altra. È andato bene. La suocera l'ha fatto la cipolla e la cognata. Tu ci avrei detto fare il pomodoro. Non ma che serve? Beh, a dopo. Ragazzi, sono io. 3:35 di notte, ci siamo più o meno ritirate da una mezz'oretta. Parlo piano perché sta dormendo, si era addormentato persino con il cellulare in mano. Niente ragazzi, una bella serata dopo la grande abbuffata che ci siamo fatti. Ecco, scusate però. Dopo la grande buffata con tutto quello che c'era, è arrivata l'ora di andare a letto, e a Ninna, perché è arrivata la stanchezza. Ragazzi, oggi non ho niente da dirvi, anzi, l'unica cosa è, vabbè, poi ti lamenti sempre. No. Però da oggi che c'ho un giramento di testa bruttissimo,
Si sta avvicinando sempre di più il giorno della partenza. Niente, dico soltanto iscrivetevi, commentate, condividete, continuate a seguirci, perché tra qualche giorno, quando partiremo, ci sono tante novità, quindi vedremo cose nuove. Non si sveglia. Vedremo cose nuove e quant'altro. Vi faremo vedere un po' di Germania, quindi seguiteci, mettete un mi piace. Buonanotte a tutti. Ciao.